Coscia. Coordinamento formale destro. Ci rimettiamo all'aula. Quello delle commissioni 5.800. Favorevole. Grazie. Allora, Questo era comincia. lì. Governo. Conforme al relatore di maggioranza. Grazie. Allora, cominciamo ad esaminare gli emendamenti. 5.2 Simone Valente, parere contrario Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Onorevole Fico, scusate, non avevo ancora aperto la votazione. Prego, onorevole Fico. Presidente, qui all'articolo 5 di questo disegno di legge c'è il vero motivo dell'accelerazione di questa legge. Terribile. E il vero motivo è che per la prima volta, io credo non sia mai successo nella storia della RAI, il direttore generale già nominato in corsa diventa amministratore delegato e diventa un super uomo al super comando della televisione pubblica. Ricordiamo che aspetteremo i fatti del nuovo direttore generale di Campo Dall'Orto. Campo Dall'Orto era un animatore della Leopolda insieme a Renzi. Qualsiasi persona può andare su YouTube e vedere i video abbracciati del Presidente del Consiglio e di Campo Dall'Orto. Ora questa persona con l'articolo 5 avrà superpoteri e potrà fare il bello e il cattivo tempo all'interno della televisione pubblica. È chiaro che siamo preoccupati, ma non preoccupati, preoccupatissimi, perché a breve ci saranno i voti per i comuni, dei comuni fondamentali in Italia come Napoli, come Milano, come Roma, come Bologna, ed è chiaro che il potere governativo sta facendo una corsa per occupare posti, postazioni, per riuscire a gestire al meglio la campagna elettorale. Abbiamo visto anche in queste ore le dimissioni del vice direttore di Ballarò e capiamo che tutto si sta muovendo affinché la RAI venga occupata e la campagna elettorale venga gestita in modo e in forma tranquilla dagli uomini di Renzi al posto giusto. E l'accelerazione deriva solo da questo, perché a luglio noi abbiamo votato i consiglieri di amministrazione, quindi la fretta di fare questa riforma ora, in questi modi, col contingentamento dei tempi, con gli articoli che tagliano gli emendamenti della Camera dei Deputati, non ce n'era assolutamente più bisogno e l'abbiamo fatto tutto per questo articolo 5, per dare i poteri a Campo Dall'Orto, l'amministratore delegato, e gestire in tranquillità le future campagne elettorali fino ad arrivare alle elezioni nazionali. Questo è il vostro piano, questo è il vostro progetto. Io qui ho il sospetto e il dubbio più grande, perché se no non ci sarebbe mai stata questa accelerazione e non ci sarebbe mai stato un articolo 5 così scandaloso che dà i poteri di amministratore delegato in corsa a un direttore generale già nominato. Non era mai successo e addirittura si siederà in consiglio di amministrazione all'improvviso Campo Dall'Orto, all'improvviso, da che era direttore generale. Ma com'è possibile? Lei ha qualche, sottosegretario, ha qualche altro esempio di questo cambiamento in corsa nel passato? Ha dei precedenti che ci hanno fatto comprendere come andava una situazione del genere? Cosa è successo? Perché questa persona in questo momento con una legge in corsa deve avere il cambio delle mansioni? Deve diventare non solo amministratore delegato, ma aggiunge anche i poteri di direttore generale. È un DG più AD. Questo diventa. E secondo me è poco serio e farlo a così breve tempo, dai comuni che vanno al voto, dalle elezioni nazionali, secondo me l'opposizione di questo Paese, che è il Movimento 5 Stelle, ha ragione ad avere tutti i sospetti, ogni tipo di dubbio e, come ho già detto prima, alla fine io spero che il tempo non ci dia ragione, ma io sono sicuro purtroppo che appena avrete votato al Senato questa legge a novembre, 2 settimane dopo arriveranno le nomine e su quelle nomine valuteremo la managerialità di Campo Dall'Orto o l'asservimento
al governo. Grazie, avverto che il gruppo Movimento 5 Stelle ha esaurito il tempo previsto dal contingentamento per il seguito dell'esame. Essendone stata fatta richiesta e come da prassi, la Presidenza concederà un tempo aggiuntivo pari ad un terzo di quello originariamente previsto. Ha chiesto di intervenire a titolo personale la deputata Liuzzi. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Questo emendamento racchiude anche e dà una spiegazione del perché ad agosto in tutta fretta abbiamo votato il nuovo Consiglio di amministrazione con la vecchia legge Gasparri, legge che lo stesso Renzi aveva detto che non sarebbe mai più stata applicata. Ecco, con questo articolo, l'articolo 5, non solo si danno pieni poteri all'attuale direttore generale e lo si trasforma in amministratore delegato, ma in questo modo si legittima anche, quindi si legittima la fretta nel votare questo disegno di legge che non aveva nessuna scadenza e poteva essere trattato con molta più calma. Ma allo stesso tempo si conferma la fretta che c'era stata ad agosto, dove in tutta fretta noi abbiamo dovuto fare subito dei nomi, la Commissione di Vigilanza RAI ha dovuto votare immediatamente il nuovo Consiglio d'amministrazione prima dell'estate e con tutta l'opinione pubblica.